Sì, ti dico, è stata una partita emozionante, la partita che aspettavo da tempo perché il Palermo è la mia città, la città dove sono nato, dove vivo la mia famiglia, quindi ti dico, è emozionante, sarà sicuramente la partita per me giocarla e fare sicuramente alla grande. Sarà una partita come tutte le altre dove dobbiamo cercare sempre di fare il risultato, cercando di fare bene, di stare sempre concentrati perché arriva sicuramente il Palermo, che secondo me è la squadra più forte del campionato, squadra di Serie A che deve vincere, non a caso sono primo in classifica, però ci tenevo a dire pure che dobbiamo far bene per Fabrizio Poli che purtroppo, da come sapete, si è fatto male, dovrà stare fermo un paio di mesi. Lui sicuramente non è qui con noi perché si sta curando, però io a nome di tutta la squadra ci tenevo a precisare che vogliamo far bene e cercheremo di dare il massimo anche per lui, perché per noi è una colonna portante. Sì, ti dico, noi ci siamo, alla fine era una categoria che non conoscevamo, quindi siamo stati sul pezzo, anche siamo stati aiutati anche dai compagni che sicuramente conoscevano più di noi la categoria, col lavoro e la dedizione abbiamo sempre fatto bene, secondo me, quindi l'importante è sempre dare tutto e stare bene fisicamente soprattutto e cercare di dare sempre il massimo. Ti dico, saranno tutti, chi gioca e chi non gioca, sono tutti giocatori di categoria superiore. Sicuramente gli Hernandez, Laffer, tutti quei giocatori che là davanti fanno la differenza, giocatori di Serie A. Però noi non dobbiamo temere nessuno perché alla fine abbiamo un ottimo organico. Sicuramente ti dico, metteremo tutto, sudore, il sangue, tutto quello che possiamo mettere in campo lo mettiamo per cercare di fare punti, di continuare, come hai detto tu, la striscia positiva di risultati come abbiamo fatto a Bari. Sicuramente non abbiamo paura del Palermo, abbiamo paura di nessuno. Noi ci mettiamo tutto sul campo e poi dopo i 90 minuti si vede che se abbiamo fatto il nostro o meno. Sì, io esulterei, ti dico la verità, anche se ho parlato con mio fratello, un po' con i miei amici, loro non vorrebbero che esultassi, però siccome io gioco per il Carpi, la mia squadra, la mia società, quindi io devo fare il mio e se faccio gol esulto. È stato proprio emozionante tutto il DVD dall'inizio alla fine, con tutta la storia proprio del Carpi, l'inizio, poi la nostra scalata dell'anno scorso è qualcosa di formidabile secondo me. Poi ti dico, eravamo in quattro della squadra, le colonne portanti forse dell'anno scorso, siamo emozionati tutti, ne abbiamo parlato fra di noi, è stata un'emozione indescrivibile. Però volevo dire anche ai tifosi che questo DVD sarà sabato assieme al calendario in esclusiva prima della partita col Palermo. Sì, ho iniziato a giocare a Palermo in una società di Palermo, poi ho giocato proprio nel Palermo Calcio, nei giovanissimi nazionali, e poi mi hanno mandato via per disguidi forse, perché pensavano che non potessi crescere o non andavo bene per loro, però io alla fine il Palermo ce l'ho sempre nel cuore perché ci vivo, poi ci abita tutta la mia famiglia e sicuramente sabato vorrei far bene anche per me, per una rivincita personale. Soprattutto dove abito io, il quartiere dove abito io, dove abita la mia fidanzata, ti faranno un po' Palermo, un po' per me, spero un po' più per me perché alla fine sono parte della loro famiglia e ti dico, però noi faremo di tutto sabato per far bene, per vincere sta partita, ti dico per prendere qualche punto, perché sicuramente il Palermo è la squadra da battere, la squadra che deve vincere il campionato, noi ci metteremo tutto noi stessi con le indicazioni del mister cercando di dare il massimo.